entro no consiglio di amministrazione, ma io ce l'ho fatta. Non è stata una passeggiata, sono battaglie che lasciano i segni, ti possono intuire, a volte intervengono pure. Questa piega, amara sulla fronte, per esempio, prima non ce l'avevo, ma che volete, ogni cosa ha suo prezzo. E se hai soldi per pagare un po' di cotturino, si vede più molto meno. Io appartengo alla generazione di donne che ha rinunciato ai figli per la carriera, non me ne pento. Ho coltivato delle amicizie meravigliose. Mica è detto che una donna per realizzarsi deve per forza essere mamma, come dice la pubblicità dei pannolini. Poi, tanto, ci sono gli uomini che ti scaldano il cuore. Io addirittura ho sposato un collega. È bello lavorare spalla a spalla, sentirsi complici e uguali, tonnellate di mail da spartire la sera, prima di ritrovarsi finalmente a letto. Stesse iPad, stesso orario, stesso stress, stesse iPhone o BlackBerry, c'è sempre qualcuno che preferisce BlackBerry. Stessi viaggi di lavoro, freccia rossa, wifi, stesse tips long, stessi stipendi. Ecco, finché sono stati gli stessi è andato tutto bene. Io ci ho messo un po' ad aggiungerlo, si sa, a pari curriculum noi donne siamo considerate meno spendibili, meno autorevoli. Dobbiamo essere tre volte più brave per ottenere lo stesso risultato, ma alla fine ce l'ho fatta. Il problema è che voglio superarlo. Ho cominciato a guadagnare più di lui. Non l'ho fatto apposta, anzi, mi vergognavo con forza. Subito non glielo detto, non so perché, ma dentro di me mi sentivo in colpa, come se superarlo economicamente fosse un affronto alla sua virilità. Avevo paura di umiliarlo. Ma poi mi sono detta che il mondo era ben cambiato dai tempi di mio padre, che non ha mai fatto lavorare la mamma, anche se era laureata. Per decoro, per decenza, che non si dica che la sua signora era costretta a praticare. A lei sarebbe piaciuto tanto, ma non l'ha mai contrariato. Io sì, e così ho fatto album, offrendogli il weekend 5 stelle a Parigi. Un sarcasmo feroce, una critica impietosa e continua. Non andava mai bene quello che facevo. Un match senza esclusione di colpi, anzi, un colpo dietro l'altro, fino a quello definitivo. Un portacenere di marmo tirato in fondo una sera di maggio appena tornato da un congedo sui tassi di interesse. Ero ancora viva, potevo salvarmi, invece mi guardava come uno stupore, immobile. Io respiravo a fatica, finalmente debole e debole. Mi aveva messo a terra, non voleva farlo, ma non aveva più argomenti per spiegarmi la sua inadeguatezza. Ero cresciuta troppo per lui. Non ce la faceva starmi al passo, non riusciva più a reggere il confronto. Si sentiva inferiore e non aveva altra scelta che ricorrere alla forza fisica. In quella era ancora superiore a me. Almeno ha vinto l'ultima partita. Sul cadavere riscontrate evidenti tracce, eccetera, eccetera. Morte dovuta a numero 8 pugnalate, eccetera, eccetera. Il colpo mortale inferto nella regione, eccetera, eccetera. Non è così. Ditelo al criminologo. L'indagine è tutta da rifare. Che mi importa che l'ha detto uno Vespa? Non è così. Lo saprò io o no. Ora del decesso 14:30, finato dei brillantini. Non brillantini veri, però Swarovski sì. Erano Swarovski di sicuro. Tutti intorno a quei uomini che tu sei mia, hai capito? Mia e di nessun altro. Ma di chi amore mio? Che dici? Chi altro? Ho visto come hai guardato il portiere dell'albergo. E giù un altro soffitto. Si è fatto un pensierino, vero? Magari mentre io dormivo voi ve la spassavate, eh? Ho visto come la guardavi. Ma che dici? Io neanche mi ricordo che c'era un portiere.
Al terzo cerfone mi è cominciato a colare qualcosa di caldo dal naso. Ho pensato, che vergogna, il muccio proprio la prima notte di nozze. E invece era sangue. L'ho capito dalla goccia che è caduta sulla camicia da notte di Laura Biagiotti, che le amiche mi avevano regalato la sera dell'addio all'unità. Ma certo che sono tua, sposata per questa, no, mia. Andrò via a fare la seta bianca. Mi sa che non è proprio seta seta. Si sarà da sicuro una percentuale di sintesi, credo pure di essere svenuta per qualche minuto. Non lo aspettavo, sono rimasta lì sul pavimento impagliata. Amorino, credimi, io amo solo te, amerò solo te, non ti darò un filo di dubitato. Se vuoi, usciamo sempre soli insieme a me due. Tanto ti sarà da fare da solo in giro, hai ragione, sono i cani diversi. Ti amo, però. Se vuoi, non per il lavoro, canta la voce in pastana, giusto per avere un po' di soldi in me. Hai ragione, che ci faccio? Sono sogni come te, questo mi serve. Hai ragione, è inutile questo debole fare costretto, ti devo vincere, devi andare. Magari mentre vedi la partita, ma se non vuoi no, però lei. In qualche volta, certo. Anche se finalmente non sta bene, la vedo preoccupata. Affari suoi. Perché mi si è un po' gonfiato il naso, anche se lavandolo con l'acqua fredda, il sangue era preso e era andato via. Sulla camicia da notte, invece, era rimasta una macchia proprio sul davanti. Per quanto strofinato non c'è stato verso, sangue e vino rosso sono micidiali. Ma per fortuna ne ero un'altra, io con mia carezza di capelli. Era finita. E abbiamo fatto l'amore. Abbiamo. L'ha fatto lui, perché io ero già morta, pettita. Ecco perché quando 6 anni dopo mi ha ucciso veramente con il coltello del pane, io non c'ero già più da tanto tempo. O mia o di nessun altro. Tanto l'avevo sempre di me, non c'era più. Ero diventata una cosa sua. Una cosa non può morire, perché una cosa è inanimata. Per la cronaca, quella macchia poi non è più andata via, neanche con la mia figlia.